Dicevo, allora, l'aggiornamento dell'idrogeno. Il tubo così va bene. Il tubo così va bene perché in effetti l'acqua torna su senza problemi. Senza problemi. Il problema è invece un altro, quello che per fare in modo che la centralina intuisca che le cose sono cambiate perché avevo staccato prima la batteria perché così si resettava intorno a notte, si resetta intorno a notte e dopodiché riattaccando si riprogrammava, tant'è vero che l'altro giorno quando l'ho riattaccato ci ha messo qualche minuto in più a capire la situazione della centralina, poi dopo c'è il triangolo giallo, poi dopo è partito e avevo staccato le famose sonde lambda. Cioè, l'avevo staccato e avevo messo il distanziale, adesso l'ho dovuto rimettere normali perché col distanziale mi traballava, c'era così il motore. Allora gliel'ho cavato e ho detto adesso riprenderà, e invece non ha ripreso niente, anzi ha continuato come se ci fossero i distanziali. Di conseguenza bisogna ristaccare la batteria come ho fatto e aspettare che si riprogrammi nel momento in cui adesso starà, dunque oggi domani 2 giorni staccata, perciò lei si resetterà e dopodiché riusciremo sicuramente a riprogrammarla e vedere che cosa succede. Al momento consumi sono abbastanza controllati. Vabbè, adesso è staccato, cosa attacco anch'io? Sono abbastanza controllati perché adesso stacco qui il mio interruttore di sicurezza, che questa è la luce, questo poi lo farò bene come si deve appena un minuto e vediamo che cosa succede. Adesso proviamo a staccare questa batteria e vedere se si resetta e poi riaggiornerò la situazione. Bene, per il momento comunque la moto ha più scivolosità, anche in ripresa. Ecco, una cosa che ho notato che fa un altro odore di gas, non so se sia perché i parametri della centralina non sono forse corretti, può essere quello. Adesso mi riservo di rivedere la cosa, nel senso quando riattaccherò se sarà in grado di riprogrammarsi e se si rimetterà in linea. Era meno vibrante, ecco, per essere chiari. Sicuramente perché vede meno aria o più aria, vai a capire. Vabbè, comunque adesso al momento è così, poi vi terrò informati. Ok, buona serata.